dimostrazione che chi produce cultura sul serio lo fa con passione, qualità e tenacia nella nostra città, è in grado di resistere. Il comune naturalmente fa la sua parte per non far venire meno il sostegno, ed è importante, siamo una delle poche città che nonostante il Covid è riuscita non solo a mantenere un'offerta culturale importantissima quest'estate, ma anche a creare degli elementi di novità, come l'Arena Daikin, che tra l'altro ospiterà 3 giorni della rassegna del festival. E ho sempre detto, questo è un festival a cui tengo molto, perché nasce nella nostra città, perché è di assoluta qualità, perché è trasversale, si rivolge davvero a tutte le generazioni, e perché è fatto da chi ama il cinema vero e da chi conosce la fatica di tenere in piedi e in vita un'offerta quotidiana in un settore sempre più difficile, sia dal lato dei produttori sia da quello del pubblico. E quindi è davvero un'operazione culturale e come tale va assolutamente sostenuta. Sarà ospite Battistone nella ultima giornata della rassegna. Questa è la 13ª, ma ce ne sanno molte altre, perché merita di andare avanti e perché noi dobbiamo anche difendere il cinema e anche i luoghi del cinema, che non è una cosa banale, perché sappiamo bene quanto sia importante, nonostante digitalizzazione eccetera eccetera, io continuo a pensare che il cinema sia visto insieme agli altri di fronte a uno schermo grande, e questa è un'emozione ed è un piacere vero del cinema, e loro lo sanno rappresentare costruendo sempre dei percorsi originali, facendo scoprire nuovi autori, facendo delle rassegne dedicate anche dedicate a personaggi che hanno fatto la storia della regia, la storia del cinema, e quindi Mantova è una location straordinaria per questo, quindi siamo qui per dare una mano, continueremo a dare una mano, però i veri eroi sono loro che continuano a resistere.